Maurizio Morabito, com'è andata questa campagna elettorale ormai alle porte? Allora, siamo ormai alla fine di questa campagna elettorale che è stata per me entusiasmante, intensa e ricca di emozioni. Sono stato colpito perché tutti i cittadini che sono riuscito a raggiungere mi hanno dato un'intensa gratitudine per tutto il lavoro che ho fatto in questi anni da amministratore. Abbiamo iniziato con i miei candidati a fare una campagna elettorale porta a porta. Siamo riusciti a ascoltare tutte le esigenze, tutte le problematiche di tutti i cittadini. Abbiamo sentito che c'è un'area di cambiamento. La gente vuole cambiare e penso che io e la mia squadra siamo pronti a migliorare la vita dei cittadini. Abbiamo fatto degli incontri straordinari. L'incontro che non ha precedenti è stata la raviolata del 26 maggio, più di 500 persone che sono venuti a stare insieme a noi, insieme a me, insieme ai candidati e siamo riusciti a spiegare anche il nostro programma elettorale. Il nostro programma elettorale è un programma serio, un programma fattibile e noi non vogliamo prendere in giro i cittadini, vogliamo cercare di risolvere le loro problematiche. Sicuramente ho sempre parlato delle grandi opere e sono convinto che forse è meglio a volte lasciar stare una grande opera ma dare quello che vuole il cittadino. Faccio degli esempi che forse non ho mai parlato ma per me importanti. E quello che vedo è che il cittadino vuole il servizio come la manutenzione costante del territorio del nostro patrimonio. I servizi, parlo dei servizi perché sappiamo bene che parlando da via turistica, arrivando a via degli Olandesi, abbiamo ancora delle problematiche con le linee fognarie e questo per me è importante, sanità e anche le linee del gas. Siamo in una zona di Camporosso, in molte zone non c'è ancora il gas e addirittura in certe zone abbiamo anche problemi per l'acqua potabile. Queste cose per noi sono più importanti. Preferisco anche lasciare stare un grande progetto, ma portare avanti queste cose che i cittadini ci tengono in modo particolare. A questo punto posso ringraziare tutti i miei candidati che sono stati sul territorio, non li ho scelti anche perché sono stati molto radicati in questi come scelta, perché è importante avere anche il candidato delle frazioni che ci porti il problema delle frazioni, per noi è importante anche tutte le varie problematiche delle frazioni, ce ne sono molte e per noi le frazioni fa parte anche del patrimonio. A questo punto li ringrazio tutti, ringrazio i sostenitori, i nostri amici che hanno fatto con noi una bellissima campagna elettorale. Io vi invito questa sera a chiudere la campagna elettorale con noi alle 18 ai giardini di Camporosso Mare, i giardini pubblici, e alle 20 in piazza Marconi alla Cucaracia. Grazie, vi aspetto.